e della lista della Lega Nord. Grazie. Il candidato sindaco del centrodestra per Como, Mario Landriscina. Bene, ci siamo. Tanto buonasera. Avete capito che la partita che si gioca è una partita di grandissima responsabilità. Ci guardano in tanti. Gli occhi del paese sono su questa città e sul suo territorio. Quindi non a caso sono state ricordate le città di Erba e di Cantù. Non a caso avete sentito l'importanza di ogni persona e di ognuno di voi. Non a caso l'altro campo teme esattamente questa cosa, cioè che questo popolo, che questa gente, che questa città, che questi cittadini si riprendano il diritto di esprimere un'idea, i loro valori, il loro modo di interpretare la società, il loro modo di interpretare la famiglia, il lavoro, la possibilità di spostarsi. Abbiamo delle idee completamente diverse dagli altri. Io vorrei che foste convinti, uno di voi, uno a uno, di quello che abbiamo sostenuto in questi mesi, di quello che abbiamo scritto nei nostri documenti che sono depositati, di quello che è il pensiero che ogni persona che è qui presente abbia suo dentro di sé, che sia un qualche cosa che non viene da un'altra parte. Abbiamo riunito a Como dopo tanti anni il centrodestra, è stata una cosa importante. Quattro anime, perché è nata anche un'anima della lista civica, che si sono riunite e si sono riconosciute nei valori di questa coalizione. Io vorrei che fossero i valori di ognuno di voi. Io vorrei che questa città si riprendesse il diritto di decidere. Io non devo essere qualcuno che sta là e voi state da un'altra parte. Ho bisogno di sentirvi vicino. Ho interesse di sentirvi vicino. Mi piace pensare che saremo uno vicino all'altro. Mi piace pensare che l'espressione del governo di questa città non sia di uno per tutti, ma di sia tutti per uno. Sono convinto, e l'ho detto in tante occasioni, che c'è bisogno di camminare insieme, non uno di qui, uno di là. Ecco perché abbiamo tutti insieme lavorato per rimettere insieme quello che è stato il disastroso ricordo delle ultime elezioni, dove pezzi del centrodestra si sono divisi, dove persone che avevano già allora tanto da dire non sono arrivate. Ebbene, adesso tocca a noi arrivare, e se arriviamo noi, arriviamo tutti noi, perché una delle cose importanti che abbiamo scritto nel nostro programma è che non vogliamo lasciare dietro nessuno. In un'occasione ho ricordato a me stesso più che alla platea che non voglio fare il primo cittadino, voglio fare l'ultimo cittadino, perché questo è quello che sento dentro. Voglio che ognuno di voi che ci crede si senta parte importante di questa esperienza che stiamo andando a esercitare, se domenica prossima saremo capaci di portare tutte le persone possibili a votare e tutto il consenso possibile ai nostri valori, alle nostre idee, che dico sempre che chi vuole interpretare pensa che siano contro qualcuno, e noi invece siamo per qualcosa e ci importa essere per qualcosa. E non credete a tutto il chiacchiericcio inutile che si fa per mischiare le carte, per cui di volta in volta io devo indossare una casacca diversa. Io le indosso tutte le nostre casacche, non ho vergogna di farlo, non devo sfuggire alle domande difficili, sono pronto a rispondere a tutte le domande che vi vorranno fare, anche a quelle che voi mi vorrete fare, a cominciare dalle vostre, perché dovete essere sicuri e tranquilli che io sono la persona che vi aspettate.
Questo peraltro farà sentire me una persona migliore, mi farà trovare la forza che ho trovato nei vostri occhi quando sono andato ad affrontare gli avversari e vi ho sentito vicino e dovete continuare a farlo e quando sarà necessario dovete tirare la giacca e quando sarà necessario anche arrabbiarvi, ma statemi vicino, insieme Como vince. Ti tengo qua visto che dobbiamo andare a fare gioco di squadra in comune fra 10 giorni, non c'è il singolo come diceva Mario. Ragazzi, c'è poco da dire, innanzitutto c'è da fare un ringraziamento ai militanti che ci hanno messo l'anima e hanno consumato le suole delle scarpe, hanno portato questo grande risultato a Como, a Erba e a Cantù. E adesso c'è da chiudere la partita il 25 giugno. Quindi c'è da andare in giro da domani con orgoglio per Como dicendo cambiare si può. A me fanno quasi tenerezza quelli che per 5 anni hanno governato senza muovere un dito e nell'ultimo mese asfaltano le strade, puliscono i giardini, svuotano i cestini. Ma cosa hai fatto per 5 anni? Dov'eri per 5 anni? Si sono ricordati che hanno il lago, che a Como c'è il lago. Qualcuno ha spiegato a Traglio che Como è famosa anche per il lago. Peccato che il suo sindaco non se ne sia ricordato e io ringrazio Regione Lombardia che restituirà il lago ai comaschi e agli italiani e a tutti i turisti che vengono a Como anche per il lago. E quindi anche in questo caso abbiamo fatto quello che altri non sono riusciti a fare e poi dipende da voi. Mancano 10 giorni. Non so se avete notato che nessuna televisione parla del voto del 25 giugno. Vi sfido a cercare sul TG1, sul TG2, sul TG3, sul TG43 il fatto che si voti a Como, si voti a Genova, si voti a Padova, si voti ad Alessandria, si voti a Piacenza. Sapete perché non ne parlano? Perché Renzi ha capito che perde e quindi meno ne parlano meglio è. Renzi spera che i comaschi vadano sul lago il 25. I comaschi saranno liberi di andare sul lago il 25, basta che trovino quei 5 minuti di tempo per sancire un principio di normalità a proposito di sicurezza e di immigrazione. Le porte di Como sono aperte per chi scappa dalla guerra e porta rispetto, però le porte di Como non sono aperte per dei nigeriani a cui pagate colazione, pranzo e cena e poi sfruttano le prostitute minorenne a Como. Questa gente deve tornare a casa a calci in culo sul primo barcone, senza possibilità di ritorno, perché questi non sono richiedenti asilo che scappano dalla guerra, questi la guerra ce la portano a Como e io penso che di tutto abbiamo bisogno fuorché di gente che venga a spacciare, a sfruttare ragazzine per le strade di Como. Quindi però questo dipende da voi, lì ci sono ancora dei braccialetti e dei volantini, io vi chiedo da qui a domenica prossima, costa poco, anzi è gratis, andiamo in giro col braccialetto, io ormai sembro un Vucumpra, nel senso che ogni città c'ho il braccialetto di quello di Como, c'ho il braccialetto della Lega, c'ho il braccialetto del Milan ovviamente, quello non si tocca, però mi metto anche il braccialetto rosso di lì, fammene arrivare uno di braccialetto rosso. Chi non ha il braccialetto libera Como? Vergogna, porta qua il tavolo. Facciamo un comizio autogestito, aspetta lì un attimo, solo a gratis, come gli 80 euro di Renzi. Porta qua il tavolo, volantini, braccialetti, far sparire tutto, perché la differenza la fate domani in negozio voi a Como, con quelli che non sanno che si vota, con quelli che sono rassegnati. Ragazzi, avete la città più bella del mondo, riprendetevi Como, riprendetevi il Lungolago, riprendetevi la stazione, riprendetevi Via Pino, riprendetevi
via Milano, non si può pensare di essere a Calcutta, siamo a Como, non si può aver paura di andare in giro per le vostre strade. Attenzione, un attimo, sono finiti? No, poi ti do il microfono, tendenzialmente sto facendo